Oggi vi portiamo alla scoperta delle grotte di Labante, sui colli bolognesi. Andiamo insieme! Le acque della sorgente di San Cristoforo di Labante originano e alimentano le cascate omonime, la cui peculiarità è data dai siti di travertino. Questa roccia, che si forma per deposito di calcare, ha un aspetto caratteristico dovuto alla sua origine chimica. Lo scenario naturale è suggestivo, con rilievi di travertino cavernoso dalle varie sfumature, rosati o verdi, dai toni più o meno intensi. I giacimenti di travertino più o meno poroso o compatto sono stati usati dall'uomo per costruire monumenti ed abitazioni. A San Cristoforo di Labante sono circa 20 anni che la cava di questo materiale è stata disattivata, ma ne restano i segni con le tipiche incisioni a blocchi più o meno grandi. Il travertino di Labante è stato usato per le tombe etrusche attualmente poste ai Giardini Margherita di Bologna, e anche la chiesa di San Cristoforo, che domina la cava, è costruita con grandi blocchi di questa roccia calcarea. Qui alle grotte di Labante hanno allestito un presepe all'interno di una grotta naturale, davvero molto suggestivo. Siamo sopra alla cascata e questo è il canale che la alimenta. A monte l'acqua fuoriesce da queste fontane.